all'Esagono Beach Club. Mica l'estate finisce qui, il Jet Set Nazionale, il Jet Set Capri, l'organizzazione di Francesco Di Paola, i grandi ospiti, i grandi VIP, la grande moda di Armando De Gennaro. Insomma, che cosa manca? C'è davvero proprio tutto, e questo è il vero Jet Set, perché l'estate non è ancora finita. Oltre a essere bravo, diciamo un po' il papà di questa grande serata che ha messo in piedi, sì. Jet Set Capri, una serata straordinaria, fantastica, ma soprattutto hai creato tanti mondi insieme, dalla musica alla sfilata, alla cena di gala, alla moda. Sei, come la possiamo definire una serata? La definiamo come un grazie e un grande matrimonio virtuale con un noto imprenditore, Francesco Di Paola, che è stato colui che mi ha permesso di esprimermi al meglio con la mia eclettica, per quello che mi sono sempre distinto da Capri e in tutto il jet set nazionale. Catania, Aci Castello, Esagono Beach è la testimonianza che sempre più il bel paese, l'Italia, apre nuove frontiere a città stupende, storiche, che sempre più sono preparate in entertainment emotiva, ma che hanno ancora più voglia di crescere e dare molto di più rispetto a quello che noi facciamo da tanti anni. Per questo ho accettato questo invito difficilissimo, prima data, prima esperienza, un caldo atroce, questa notte di metà settembre, dove presenteremo le pellicce Winter 2022-23 di Armando Di Gennaro, direttamente dalla Fashion Week di Milano, perché siamo in tempo di Fashion Week e noi voliamo a Catania, qui, a portare la moda attuale, i colori pazzeschi, le modelle di Milano, portiamo i grandi protagonisti in real time, portiamo personaggi del jet set mondiale come Valeria Marini e tanti altri ancora. Fabio Palazzi, una serata così quanto è importante? Allora, ogni evento è il primo evento, è come un giornale, generalmente chi ha fatto l'editore, chi fa un po' il nostro lavoro, così come gli eventi, l'ultimo è sempre il primo, no? Perché ogni volta è una nuova sfida. Cioè, non si finisce mai di imparare, per quanti io dico di avere sempre 20 anni con 30 anni di esperienza, no? E ogni evento è una nuova battaglia, è come se fosse la prima e devi sempre pensare tutto per riuscire ad ottenere il meglio. Una gran bella serata con musica e la moda soprattutto, è per Valeria Marini. Femminilità, bellissima. Un inno ancora alla donna. Meravigliosa, veramente bella. Faccio i complimenti allo stilista, alle sue creazioni, veramente bello. Senti, che rapporto c'è con la Sicilia e Valeria Marini? Io amo la Sicilia, ho tanti amici, è una terra meravigliosa e le persone siciliane e le siciliane sono gente speciale. Assomigliano molto ai sardi, cioè ci troviamo in tanti punti comune. Senti, hai trovato dei messaggi davvero positivi in quello che è stato un rilancio anche per quest'estate 2022, dopo qualche anno un po' no? Ci voleva, era quello che ci voleva, lo aspettavamo tutti e lo speravamo tutti, e quando uno spera una cosa si avvera, quindi è un sogno che si realizza. Senti, nel futuro di quelli di Valeria Marini, un futuro diciamo che dove ripartono tutti quanti i palinsesti, dove la troveremo? Beh, io sto per iniziare tale e quale, già sto studiando le prove, una bellissima avventura, bella, importante, che ho sempre sognato di fare, quindi sono felice di farla. L'evento nell'evento, ce ne sono davvero tantissimi all'interno di questo jet set con la moda che poi si sposa assolutamente davvero bene in quella che poi è un'estate da sogno qui all'Esagono Beach Club. Ci sarà davvero una collezione importante grazie anche allo stilista Armando De Gennaro, che presenta la sua nuova collezione di pellicce, anche se nel periodo estivo insomma è un po' un controsenso, però questo è quello che vedremo. È vero, perché la nostra diffusione è già iniziata da marzo, quindi da marzo abbiamo fatto l'alta moda di Milano e abbiamo presentato già ai nostri acquirenti quella che è la nuova collezione. Logicamente abbiamo voluto
dare un piccolo flash mode di quello che è la nostra collezione. Qui questa sera sfileranno 18 capi, non di più, però capi che danno l'essenza di quello che può essere l'azienda della Plasmood, perché l'Alta Moda ha presentato la Plasmood con un nuovo marchio a livello internazionale. Qual è il messaggio che vuoi lanciare attraverso questa collezione? Allora, sì, la nostra collezione è una collezione particolarissima. In teoria noi partiamo con un animalier che dà quel senso di libertà, di rinascita, di vivere la vita come la vive un animale da foresta, è libera. Poi abbiamo messo delle tonalità di colori fluo per dare la gioia della vita, di quello che può essere la vita, perché dopo 2 anni un po' grigi penso che c'era bisogno di farla. E poi abbiamo dato la serenità e l'eleganza di quello che è un prodotto che può andare sempre e che noi riteniamo che sia né più né meno con una cornice per i bei quadri che sono le nostre donne e i nostri clienti. La moda quanto è stata o continua ad essere una fase anche di terapia per noi dopo questi anni? Che ruolo ha assunto oggi la moda? Dopo questi anni un po' complicati. La moda ha un ruolo fondamentale, perché la moda è il nostro modo di essere, cioè ognuno veste secondo il suo modo di essere, ognuno si esprime secondo quello che mette e sicuramente in base ai colori, in base alle modellistiche che tu adoperi, dai un senso anche del carattere della persona che sei. Per sognare e per costruire davvero un evento qui all'Esagono Beach Club davvero magico, possiamo dire con delle mete da sogno. Esattamente, buonasera, siamo qui con Fabio Palazzi, siamo partner di Jet Set Capri appunto. Come Siramari Tour Operator noi abbiamo un target di clientela di fascia alta, quindi chi ricerca il lusso, cerca un viaggio appunto meraviglioso, fantastico, in mete come Maldive, Seychelles, Mauritius, Polinesia, Stati Uniti, Madagascar, fatto comunque su misura. Garantiamo comunque un'assistenza personalizzata H24 e questo è insomma il nostro punto di forza maggiore, proprio per garantire a chi ricerca appunto una vacanza di lusso e quindi cerca il lusso anche nell'assistenza e soprattutto nell'assistenza, perché poi alla fine non basta soggiornare una struttura 5 stelle lusso, ma c'è bisogno anche di alcuni dettagli che devono essere comunque precisi, perfetti, giusto? Quali sono i punti di forza anche di Siramani e soprattutto qual è la caratteristica per far sognare i propri clienti? Guarda, la caratteristica per far sognare i propri clienti, l'ho appena detta, è l'assistenza, farli sentire coccolati in ogni momento della vacanza, quindi non abbandonarli mai, partendo da piccoli dettagli che possono essere anche la bottiglia in camera, ma banalità comunque, cose magari che agli occhi di molti possono sembrare scontate, noi non le diamo mai per scontate, quindi l'assistenza la mettiamo sempre al primo posto. Quanto vale oggi un evento così importante dove raggruppa moda, viaggi, DJ set, personaggi famosi? Oggi tutto si può definire davvero uno straordinario evento, tutti insieme possono coesistere. Assolutamente, perché comunque il target del lusso non è mai morto, anche durante il periodo pandemico e post pandemico abbiamo assistito comunque ad una continua ricerca comunque da parte delle persone che spendevano comunque determinate cifre per il mondo del lusso, sia esso gioielli, pellicce o viaggi, non abbiamo mai trovato comunque difficoltà ad interfacciarci con questo tipo di pubblico, quindi la nostra presenza questa sera ed altri eventi che comunque faremo in collaborazione con Set Capri di Fabio Palazzi ci porteranno ad interfacciarci sempre con più persone che ricercano appunto una determinata qualità anche nella propria vacanza ed un'assistenza sempre al top. La bellezza questa sera all'Esagono Beach Club domina soprattutto per le sfilate, soprattutto per la moda, ma io voglio chiederlo ad un esperto di bellezza come Giacomo Urtis. Giacomo, quanto valgono queste serate e quanto vale la bellezza oggi per una ripresa, soprattutto di eventi anche in seno all'estate, è quella che ci fa respirare? Beh, se parliamo di bellezza, qua siamo in Sicilia, cioè praticamente è tutto bello, la terra, chi ci vive, tutto bello, pure le strutture, è tutto bellissimo e anche qui in Sicilia la moda fa il suo gioco. Quindi stasera avremo una sfilata dove abbiamo sia le modelle bellissime che dei vestiti bellissimi che vedrete tra poco.
La bellezza è una cosa che si conquista o la bellezza bisogna anche domarla, secondo te? La bellezza bisogna incanalarla, diciamo, senza esagerare, perché poi uno quando inizia a migliorarsi poi esagera, quindi bisogna sempre trovare una via di mezzo, ecco, magari se uno ha il naso bruttino rifarlo una volta, ma non 10 volte come fanno molti, perché molte volte si esagera, anzi non si è mai contenti di quello, quindi bisogna stare sempre, una torta al cioccolato è buona, ma 10 fanno male, quindi non bisogna mai esagerare, però bisogna sempre migliorarsi e valorizzarsi, perché uno deve anche sempre migliorare nella vita, no? Tu vuoi migliorare nella vita? Che cosa c'è nel tuo futuro? Io cerco sempre di migliorare nel mio piccolo, sia esteticamente che magari anche nel mio lavoro, facendo, come dicevo prima, anche, che so, mi piacerebbe adesso recitare, quindi sto studiando recitazione, quindi nella vita bisogna sempre migliorarsi e soprattutto non bisogna mai ascoltare gli altri che ti dicono no, non fare mai quello, non farlo, che è tanto inutile, bisogna sempre credere in se stessi e fare le cose per imparare, perché se uno impara sa fare le cose poi riesce anche nella vita. Regali, sorprese alla Sicilia, al popolo catanese una dietro l'altra, portando dei grandi artisti e anche la moda. Perché la scelta della moda anche? Ti dico che noi quest'anno abbiamo fatto diverse amicizie con parecchi, diciamo, personaggi. Ci è venuto a trovare il DJ Axe Fabio, che è un ragazzo umilissimo. Poi è venuto Space One, che è il vocalist. DJ Axe ha anche, diciamo, collaborato con Rovazzi e fra virgolette si è aperto un mondo, perché comunque stiamo cercando per l'anno prossimo di fare qualcosa di importante. Questa stagione secondo me abbiamo seminato bene, perché era il primo anno che avevamo comunque la libertà di poter esprimerci, non ti dico al massimo, ma comunque in una maniera importante. L'anno prossimo sicuramente partiremo con delle basi più solide e potremmo fare degli eventi anche diversi rispetto a quello di quest'anno. Ringrazio tutta Catania e chi comunque ci segue, chi viene alle nostre serate. Stiamo cercando di fare una cosa carina, abbiamo delle idee importanti. L'anno prossimo avremo finalmente il locale di qui sopra libero, perché a novembre finisce il contratto con i signori di qui sopra e possiamo, diciamo, stilizzare anche il ristorante fatto in una maniera sicuramente a modo nostro. Cercheremo di fare anche in ottica futura delle migliorie al locale per cercare di fare stare tutti quanto più tranquilli possibile negli spazi più larghi e ampi. Che ruolo si è ritagliato l'Esagono Bici Club quest'anno nei cuori dei siciliani? Ti dirò che comunque chi viene sicuramente trova dei comfort importanti. Noi abbiamo cercato di tenere anche i prezzi comunque competitivi, però considera che se vuoi delle cose d'elite in automatico è normale che i prezzi devono essere un po' più alti. Noi siamo riusciti a fare un binomio importante e questo dico non è semplice, perché quando la coperta è corta devi accontentare un po' tutti, e ringrazio i miei ragazzi, perché considero siamo circa 50 e facciamo di tutto e di più per portare avanti i progetti. Vi presento mio figlio, il mio erede. Dai, vieni qua, papà. È molto più bello di me. Come ti chiami? Gabriele. Gabriele, ma quanto è bello l'esagono insieme a papà? Posso dire la verità, prima ok, era un po' più brutto, ora... Quest'anno è uno spettacolo, mi diverto ogni giorno. Non vedo l'ora di che venga l'estate. Io quest'inverno te lo giuro, è passato tipo a rallentatore. Tipo che un giorno era un anno, il così. Allora, diciamo che sei il figlio di Francesco Di Paola, questo è poco ma sicuro. Senti, facciamo un bel saluto e diamo già l'appuntamento per la prossima estate, dove ci sarai anche tu protagonista, insieme a papà. Va bene. Ciao a tutti. Vi aspettiamo alla prossima estate da Esagono Beach Club.